è molto probabile che si riesca, diciamo, da qui ai primi di febbraio a coprire gli operatori sanitari e le RSA. Sappiamo bene che le RSA, diciamo, sono uno dei punti, diciamo, più vulnerabili, insomma, rispetto all'aggressività del coronavirus, così come bisogna proteggere le strutture sanitarie, e per questo il governo giustamente ha indicato queste due priorità. Probabilmente da febbraio, diciamo, si passerà anche alle altre fasce della popolazione, a partire dagli anziani, ma ripeto, questo dipende dalle forniture che ci saranno da parte delle aziende autorizzate alla distribuzione del vaccino. Per il momento solo Pfizer, se non vado errato il 6 è fissata la seduta autorizzativa di EMA per Moderna, e dopodiché nelle settimane successive anche Moderna potrà iniziare, diciamo, la distribuzione in Europa e in Italia. Poi vedremo se ci saranno altre procedure autorizzative per le altre aziende, sono diverse, insomma, che hanno già contratti con l'Unione Europea e con il nostro governo per le forniture, ma insomma, ecco, progressivamente andremo verso forniture crescenti, e questo consentirà di coinvolgere parte rilevante e crescente della popolazione. Però va tenuto conto un aspetto, per questo io invito a non abbassare la guardia rispetto alle regole, ai comportamenti. Insomma, una copertura di gregge non l'avremo prima del prossimo settembre, ecco, e quindi su questo bisogna da una parte far funzionare bene la campagna di vaccinazione, ma dall'altra mantenere in funzione tutta la filiera del contrasto, diciamo, alla diffusione del coronavirus, e soprattutto il rispetto rigoroso delle regole, anche perché una terza ondata, laddove si dovesse determinare, interferirebbe anche sulla campagna di vaccinazione. Quindi anche per far progredire in maniera adeguata la campagna di vaccinazione bisogna far di tutto perché non ci sia una terza ondata di diffusione del contagio.